Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi di tre manga, più nello specifico di tre numeri uno di serie appena uscite qua in Italia. Il primo volume da cui vorrei partire è Home Sweet Home di Yu, uscito per Planet Manga al prezzo di 4,50€. Si tratta del primo volume di 4. La storia è ambientata in Giappone, più precisamente in un'isola remota, talmente tanto da non essere stata ancora coinvolta nel conflitto che attanaglia tutto il paese. Sakusa, per affrontare un nuovo anno scolastico, inizierà infatti la terza media. Nulla sembra essere cambiato in questo paesino e a scuola, tranne che l'orario scolastico. Al venerdì, infatti, si è aggiunta una nuova voce: guerra. Improvvisamente, infatti, il conflitto coinvolge anche questa regione remota e i ragazzi, gli studenti, sono costretti ad andare in guerra una volta a settimana per poi tornare a casa, proprio come se stessero andando ad una lezione qualsiasi. Questo cambiamento sconvolgerà sicuramente le vite di questi ragazzi, in particolare di una nuova compagna che si era trasferita in questa regione proprio per scappare dalla guerra. Quindi lei ha già vissuto sulla sua pelle gli orrori di questo conflitto. Trovo davvero molto interessanti le premesse di questo fumetto, anche se come primo numero non succede in realtà granché. Ci vengono infatti presentati i personaggi principali di questa storia, tutti i ragazzi appartenenti alla stessa classe, e di questa guerra in realtà si parla senza parlarne veramente, perché non si sa chi sia il nemico, non si sa come sia nata questa guerra. Non si sa in che modo questi ragazzi potranno rivelarsi utili al fronte, visto che non sono addestrati, non hanno alcuna preparazione in questo campo. E poi soprattutto non tutti i ragazzi sono idonei a questo servizio. Uno dei protagonisti, infatti, inizialmente si offre come volontario per salvare, diciamo, la sua compagna di classe, ma gli viene detto che non è idoneo alla guerra e quindi in realtà non si sa per quale motivo. Un'altra cosa interessante che a me affascina sempre molto sono i contrasti. I disegni di questa storia sono molto delicati, le linee morbide, ma la tematica principale è l'orrore della guerra. Non soltanto la lotta in sé per sé, ma anche ciò che comporta. Ci sono diverse scene in cui vediamo uno dei personaggi principali far fatica a trovare il cibo, a cucinarlo, a doversi arrangiare con quello che ha proprio perché le provviste alimentari iniziano a scarseggiare. Non dico poi che ci sia un risvolto romantico perché in realtà non c'è. Però alcuni personaggi sembrano legati in un qualche modo e sono molto curiosa di andare avanti per scoprire qualcosa di più, per conoscere meglio i personaggi, per capire questa guerra. Che cosa sia, cioè chi sia il nemico e in che modo questi ragazzi potranno rivelarsi veramente utili, visto che partono la mattina e poi tornano la sera e sono coinvolti soltanto un giorno a settimana. Trovo il tutto molto particolare, quindi sono veramente incuriosita e come vi dicevo, i disegni mi hanno conquistata. Il prossimo fumetto è Yona, la principessa scarlatta, di Mitsuo Kusanagi, edito da Star Comics al prezzo di 4,50€. Anche se in realtà io ho pagato questo primo numero 1,90€ o 1,99€, adesso non ricordo. Non so se sia ancora valida questa offerta o meno, credo di ricordare che fosse valida fino al 28 di ottobre, ma non ne sono sicura. Anche perché su Amazon mi sembra che abbia il prezzo intero, quindi probabilmente è un'offerta valida solo in fumetteria. Comunque, detto questo, ero molto incuriosita da questa storia perché in tanti me ne avevate parlato, mi avevate consigliato di guardare l'anime, ma non ho avuto tempo. E quindi sono molto contenta che finalmente sia uscito in Italia questo manga. Anche se le mie tasche piangeranno un po' perché è una serie in corso che conta attualmente 27 volumi. Come suggerisce il titolo di questo manga, la storia parla di una principessa, Yona. Ha 16 anni, quindi è un po' ragazzina ed è innamorata di un ragazzo che sembra in realtà vederla solo come una sorella minore, non vede la donna. E nonostante lei sia abbastanza esplicita nel dimostrargli affetto e attenzioni particolari, lui fa finta di nulla. Non è però l'unico ragazzo coinvolto in questa storia, perché c'è anche un servitore che ha un paio di anni in più di Yona, e tutti e tre questi ragazzi sono comunque cresciuti assieme. Il giorno del suo 16° compleanno succederà però qualcosa di totalmente inaspettato. Suo padre verrà infatti assassinato da un pretendente al trono e lei si troverà costretta ad abbandonare il suo paese. Questo
primo volume mi è piaciuto tantissimo perché mescola momenti un po' più divertenti e simpatici, soprattutto riguardanti Yone e il suo amore non corrisposto. Ma ad esempio c'è anche un flashback di quando era più piccola e giocava con gli altri ragazzi. E poi ci sono dei momenti invece quasi drammatici, ad alta tensione, in cui succede qualcosa di inaspettato, almeno io non conoscevo la storia, quindi quello che succede poi per me è stato totalmente inaspettato. Sono proprio rimasta male e molto sorpresa. Sono curiosa di vedere anche se ci sarà una crescita di questo personaggio, perché non dico che fosse una ragazza viziata, ma quasi, sempre stata ben voluta, trattata benissimo dal padre, dalla gente che comunque la circonda. E adesso si trova invece in una situazione di pericolo in cui dovrà tirare fuori il carattere, in cui dovrà lottare e probabilmente riprendersi quello che era suo. Faccio delle ipotesi perché veramente non so come andrà avanti la storia, però sono curiosissima. Inoltre c'è una sorta di triangolo amoroso, diciamo che anche l'aspetto più sentimentale di questa storia mi affascina. I disegni poi mi hanno ricordato da subito una specie di leggenda, di favola un po' orientale, mistica, d'altri tempi, e sono rimasta veramente incantata. Spero che andando avanti il personaggio della principessa acquisti sempre più spessore, che non si riveli la solita ragazza protagonista degli shoujo. L'ultimo manga di cui vi voglio parlare oggi è PME di Maki Miyoshi, edito da Star Comics al prezzo di 4,50€. Si tratta del primo volume di una serie, se non sbaglio, in corso, che conta 10-12 volumi. La protagonista di questa storia è una liceale di 16 anni che si innamora di un ragazzo più grande di lei e che fa il poliziotto. I due ovviamente non possono stare insieme, ma sono in un qualche modo interessati l'uno all'altra. All'inizio la storia è molto divertente perché si basa sui classici equivoci. Inizialmente infatti i due protagonisti si conoscono perché lei finge di avere 22 anni invece che 16. Ma appena lui scopre la vera età della ragazza, prende subito le distanze. Questo perché è un poliziotto e quindi non può stare con una minorenne. Nonostante questo, la ragazza però non demorde e cercherà in ogni modo possibile di avvicinarsi a questo ragazzo. È quasi ossessionata, ed è una cosa che non mi ha fatto tanto piacere rivedere in questo manga, però come vi dicevo nella prima metà l'ho trovato molto di intrattenimento, una storia abbastanza leggera e simpatica, ed è quello che mi aspettavo da questo manga. Però poi la storia inizia a correre e succedono delle cose secondo me che non hanno senso, che si basano sul nulla e che per questo mi hanno irritata parecchio. Il rapporto fra i due protagonisti l'ho trovato molto superficiale, basato, come vi dicevo, sul nulla, ed è una cosa che mi ha fatto agitare. È un tantino trash secondo me questo manga, e per carità non è un fumetto brutto, semplicemente alcune cose che accadono, certe affermazioni, l'interazione che hanno i protagonisti ai miei occhi è totalmente irreale e ricade secondo me in stereotipi che ormai al giorno d'oggi dovremmo aver superato. E poi quindi questo è uno di quei manga che non continuerò a leggere. A questo fumetto ho dedicato un'intera video recensione più discussione, quindi se siete curiosi vi lascio il video nelle schede qua sotto in descrizione. Non parlo esclusivamente del manga, ma faccio anche una piccola riflessione sullo shoujo e gli stereotipi di questo genere, perché secondo me questo fumetto ha preso una direzione che non mi è piaciuta, ma ha fatto un tantino rabbia. Spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi ovviamente sapere qua sotto nei commenti se avete letto questi manga, se avete intenzione di continuarli o meno, e in generale che cosa state leggendo di bello, se ci sono dei manga nuovi che sono usciti che vi stanno particolarmente prendendo. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!